Da molti anni lavoro in pronto soccorso al Policlinico di Milano. Qui ho potuto coltivare una profonda passione per l'emergenza urgenza e dal tempo stesso assistere a un profondo cambiamento, sino alla creazione di una vera cultura dell'emergenza, dove gli infermieri hanno quotidianamente un ruolo attivo e hanno l'opportunità di partecipare a percorsi formativi specifici con obiettivi chiari e mirati. Dopo anni di esperienza in pronto soccorso ho avuto inoltre l'opportunità di entrare a far parte del sistema di emergenza territoriale 118 come infermiere sui mezzi di soccorso avanzato di Areu. Qui, attraverso l'applicazione di algoritmi clinici assistenziali specifici, ho avuto l'opportunità di poter gestire anche pazienti ad alta complessità. Questa evoluzione è stata certamente nel tempo, oltre che una crescita professionale, anche umana, dandomi la possibilità di partecipare ed essere presente nella vita quotidiana delle persone, soprattutto nei momenti difficili. Mi sento di dire ad oggi che il Policlinico di Milano è certamente una realtà dove professionalità e passione si fondono quotidianamente. La mia carriera come infermiere di terapia intensiva al Policlinico di Milano mi ha permesso di crescere professionalmente, garantendo al tempo stesso un'assistenza di alta qualità a pazienti critici con esigenze complesse, come i trapiantati di fegato, di polmoni, di reni, pazienti politraumatizzati, pazienti con arresto cardiaco intra ed extraospedaliero o con necessità di supporti vitali come il trattamento salvavita in ECMO, la cosiddetta macchina cuore-polmone che ha rivoluzionato a livello mondiale la possibilità di curare persone con gravi difficoltà respiratorie. Alla co-creazione hanno contribuito anche i professionisti del Policlinico di Milano. Un'avventura questa senza pari, dove ogni giorno è un'opportunità per fare la differenza nella vita dei nostri pazienti. Al Policlinico di Milano il mio ruolo di infermiera di ricerca e case manager mi ha aperto le porte ad un mondo dove scienza e assistenza si incontrano. Immersa nella ricerca clinica ed infermieristica d'avanguardia, ho avuto la possibilità di accrescere le mie competenze organizzative e scientifiche all'interno di un team multidisciplinare di eccellenza. Il mio impegno è stato quello di contribuire a migliorare l'assistenza dei pazienti sia adulti che pediatrici attraverso trattamenti sperimentali d'avanguardia, come ad esempio la terapia genica. Inoltre la collaborazione con colleghi di fama internazionale nell'ideazione di progetti di ricerca e di iniziative volte al miglioramento dei percorsi dei pazienti sottolinea il mio forte interesse al progresso dell'infermieristica, così come la partecipazione a diversi congressi di settore e corsi per aggiornare e formare la futura generazione di professionisti sanitari. Questa esperienza è un'opportunità unica per fare la differenza nella vita del paziente e nel futuro dell'assistenza sanitaria. Lavorare nella terapia intensiva neonatale, o come noi la chiamiamo la TIN del Policlinico di Milano, che è la più grande in Italia, è stato per me l'inizio di un viaggio incredibilmente stimolante. Infatti, mai avrei immaginato come questo ambiente potesse essere così stimolante e coinvolgente. In soli 2 anni di lavoro come infermiere pediatrico all'interno della TIN, anche grazie al servizio di trasporto di emergenza neonatale, gruppo multidisciplinare di cui io faccio parte, ho potuto vedere una molteplicità di casi che mi hanno arricchito sia dal punto di vista professionale che umano. All'interno di questo reparto è anche possibile confrontarsi con molteplici team multidisciplinari altamente specializzati. Ogni giorno all'interno del Policlinico di Milano è un'opportunità unica per crescere sia dal punto di vista professionale che umano. Il mio lavoro è il mio orgoglio. Mi sento di contribuire al benessere della comunità attraverso la donazione di organi e tessuti. Gesti che toccano la vita di molte persone, offrendo loro speranza e la possibilità di una migliore qualità di vita. Mi occupo di verificare le volontà espresse in vita dai donatori e di fornire un aiuto ai loro cari nel delicato momento del lutto. E in particolare propongo la possibilità di poter donare e aprire la porta a nuove possibilità di vita. Mi impegno a seguire ogni tappa del processo di donazione, coordinando le fasi del prelievo degli organi e tessuti con precisione e cura. E per la donazione di cornee mi occupo personalmente del prelievo, garantendo il massimo rispetto e dignità.
ogni passaggio dall'accertamento del decesso al prelievo viene attentamente registrato nel sistema Donor Manager Lombardia, permettendomi di collaborare con efficacia con il Nord Italia Trapianti, che ha sede in Policlinico. Questo lavoro non è una professione, ma una passione che mi permette di lasciare un segno profondo nella vita delle persone, trasformando momenti di tristezza in storie di speranza e rinascita.